Amici di Futura Channel, ben trovati al nuovo appuntamento settimanale, la nostra rubrica sportiva Futura Sport. Anche in questo appuntamento classifiche, risultati, interviste, vediamo allora di cosa parleremo oggi. Dal calcio, la promozione delle Bagheria Città delle Ville. La formazione di mister Emineo torna da gioiosa marea con un buon punto conquistato giocando contro una formazione molto determinata e agguerrita che cerca in tutti i modi di ottenere la salvezza. Si pensava che in questa partita il Bagheria scendesse in campo con meno stimoli rispetto alla polisportiva gioiosa, ma in campo si è visto assolutamente ben altro. Con questo risultato il Bagheria resta in quinta posizione con la Sant'Angioia a 44 punti. Dopo la sosta il Bagheria affronterà la Protonnarella e il Villabate, squadre che appunto lottano per non retrocedere. Vediamo allora il servizio realizzato in settimana. Mister, allora archiviato il pareggio, l'amaro pareggio di sabato scorso, adesso tre partite al termine del campionato, due in casa e una fuori. Una di queste è anche con il Villabate, un derby anche in tono minore. Comunque bisogna raggranellare punti per raggiungere i playoff. Sì, dobbiamo innanzitutto aspettare il sorteggio di giorno 4 che potremmo un po' capire se ci potrebbe essere la possibilità di fare i playoff. L'idea, possiamo avere questa possibilità, l'idea che abbiamo come società e come allenatore è quella di arrivare al terzo posto. Sarebbe un bellissimo risultato per una matricola come noi, che da tre anni viene da un campionato di prima categoria, quindi questo è il primo anno e facciamo la promozione, nonostante siamo il Bagheria, però noi ci vogliamo provare. Purtroppo, per fortuna, abbiamo delle partite un po' complicate perché siamo arbitri della salvezza, però come già detto in precedenza noi ci facciamo le nostre oneste partite, saranno gli altri che dovranno fare le partite della vita. Noi dobbiamo necessariamente cercare i punti per arrivare al terzo posto. Possiamo dire che è una squadra per certi versi paranoica, certe volte vince anche largamente, altre volte invece perde con più gol. Perché? Noi siamo una squadra giovane, abbiamo solo 3-4 elementi che superano i 30 anni e questo comunque è un percorso di crescita che ci siamo imposti con la società, e quindi capitano delle partite dove siamo eccezionali e capitano delle partite dove non siamo all'altezza della situazione. Lo sapevamo, ce lo siamo detti all'inizio della stagione, però devo essere sincero, non mi aspettavo un cammino così, mi aspettavo qualche difficoltà in più, invece dentro casa abbiamo fatto un cammino quasi perfetto. Fuori casa forse dobbiamo crescere, ma il fatto che siamo giovani non ci ha permesso di essere continui come dobbiamo esserlo magari in futuro. Allora, queste due partite casalinghe devono essere punteggio pieno, poi insomma l'ultima partita ci giochiamo tutto a finale. Ma la realtà è che comunque giochiamo con due squadre che si devono salvare, il Tonnarella e il Villabate, quindi venderanno cara la pelle. Noi dentro casa abbiamo comunque, fatto un cammino ottimo, quindi chiunque viene a Santa Flavia sa che comunque per batterci deve fare la partita perfetta, e quindi anche il Tonnarella e il Villabate lo devono sapere. Per quanto ci riguarda, sì, poi il finale vediamo, ma il problema fondamentale, ripeto, è che raggiungere il terzo posto deve significare per noi un successo, e quindi noi dobbiamo avere la voglia e la volontà di arrivare lì con la giusta determinazione. Nel caso in cui, come tutti ci auguriamo, voi otterrete i playoff, la società, la squadra è pronta per affrontarli e quindi al meglio? La società è una società che si sta strutturando sempre, ogni giorno di più, una società forte, che credo che il progetto di questa società sia un progetto veramente importante, che possa portare con la politica dei piccoli passi a Bagheria le categorie che merita. La squadra, sì, io sono convinto che questa è una squadra futuribile, quindi che è una squadra che può lavorare bene, che può pensare anche a un campionato di categoria superiore. Ci vogliono ovviamente i giusti ritocchi, però se dovessero essere playoff li giocheremo con la massima determinazione per cercare di andare anche in eccellenza. Perché no? Soddisfatto del tuo lavoro? Hai superato anche il papà?
No, no, diciamo sono soddisfatto del mio lavoro. Allenare, ripeto, il Bagheria per me è come allenare a Madrid. Superare papà, no, no, non, mai, nel senso che quello è mio papà, il mio punto di riferimento, quindi sarà sempre per me difficile da superare in tutte le cose. Però adesso è più facile, nell'epoca di papà era difficile allenare il Bagheria perché comunque si prendevano sempre degli allenatori di fuori e quindi le poche esperienze che ha fatto comunque le ha fatte sempre in maniera positiva. Io ho questa fortuna a 37 anni di allenare il Bagheria da 2 anni, ad aver vinto un campionato a Bagheria, credo che mi posso ritenere soddisfatto. Appena finisco di allenare il Bagheria smetto di allenare, così sono a posto. Proseguiamo con il calcio 5. Finisce a Molfetta l'avventura in Coppa Italia Nazionale del Bagheria, calcio 5, che perde 5-1 contro la Sefa Molfetta. Non è bastato un grande primo tempo ai bagheresi, che erano addirittura passati in vantaggio. Ora testa al campionato, dove il Bagheria, secondo in classifica, affronterà nel prossimo turno al Pala della Chiesa il Città di Leonforte. E non è stato un weekend fortunato neanche per la Eagles, parliamo di basket, con i biancorossi che nel secondo atto dei quarti di finale playoff di Serie C sono incappati in una sconfitta a San Filippo del Mela per 66-61, un po' inaspettata per i biancorossi allenati da coach Flavio Priulla, ma che ha messo in risalto la grande voglia dei messinesi di mantenere viva la serie. Il prossimo match si giocherà qui la Pala della Chiesa domenica alle 18 con ingresso gratuito. Sarà il match decisivo, gara 3, dentro o fuori. Sentiamo allora cosa ne pensa Nicola Giardina dell'Eagles Basket. Con Nicola Giardina alla Eagles Basket. Nicola, sabato è arrivata questa sconfitta per certi versi inaspettata contro San Filippo del Mela, che ha comunque dimostrato, e ci può stare, di voler restare in questa serie. Domenica ci sarà gara 3, come hai visto gara 2 sabato? La scorsa settimana abbiamo fatto una partita per niente buona e loro invece hanno giocato una buona partita e ovviamente poi alla fine hanno vinto anche meritatamente. Per la partita di domenica ci stiamo preparando al meglio, anche perché diciamo, ci siamo resi conto al 100% della loro volontà comunque di continuare a giocare, e quindi abbiamo capito di doverci impegnare come abbiamo sempre fatto. Stiamo preparando la partita al meglio, quindi diciamo, siamo pronti. È un avversario che comunque adesso si conosce sicuramente meglio, che ha cambiato anche molto, perché rispetto a gara 1, a gara 2 c'erano molti più giocatori, era una squadra completamente diversa. Ti aspetti insomma un Peppino Cocuzza che venga qua per cercare incredibilmente di strappare la qualificazione? Sì, certo, ma diciamo, mi è sembrato molto chiaro il loro messaggio, si sono voluti giocare gara 2, quindi penso lo vorranno fare pure con gara 3, senza, sicuramente. Per quanto riguarda i tuoi playoff, la tua stagione, il tuo finale di stagione, cosa ne pensi? Una grandissima evoluzione da parte tua, che continui sempre di più a crescere, a dimostrare quanta voglia hai di far bene con questa maglia, in un contesto di squadra come puoi sempre essere utile ai tuoi compagni? Sì, diciamo, da quando è andato via soprattutto Daniele e anche Modestas ho avuto più spazio, più responsabilità, e quindi diciamo, come tutti siamo stati tra virgolette obbligati a crescere per poter continuare a fare bene come abbiamo fatto. Per me è stato un piacere, ovviamente un onore anche avere più responsabilità, e comunque diciamo, la squadra per ora sta andando bene, abbiamo giocato bene tutto il finale, lasciando stare la partita di sabato scorso, quindi diciamo le sensazioni sono positive. Per chiudere, quanto ti farebbe piacere vedere un pubblico dignitoso o quantomeno partecipativo domenica in una gara che, lo ricordiamo, è da dentro fuori, ossia o si vince o si va a casa e si chiude la stagione? Quello diciamo è l'augurio che ci facciamo tutti ogni giornata, quello di vedere sempre più persone al palazzetto che vengono qua a fare il tifo per noi, a partecipare diciamo alla vita di questa squadra, che comunque è una squadra di Bagheria ormai. Anche perché non so se lo sanno in molti, ma è gratis, si entra gratuitamente. Sì. Ingresso gratuito domenica alle ore 18.
sorrisi invece nel volley per il Villabate, che coglie il successo per 3-1 sul campo della Pallavolo Troina, ultima in classifica. Con questa vittoria la squadra di coach Shortino ormai salva raggiunge quota 17 punti, scavalcando proprio il Masca Lucia. Domenica prossima alle 17:30, ultima di campionato contro la Virtus Pedara, che si giocherà ad Altavilla al palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II, terreno delle partite interne appunto del Volley Villabate. In settimana abbiamo intervistato il capitano della Pallavolo Villabate insieme a coach Shortino e Andrea Sino, allenatore dell'Under 16. Ascoltiamoli. Domenica sarà una bella partita, gli avversari sono una buona squadra. L'andata è stata una partita in cui ci sono state delle mancanze di alcuni nostri compagni per cause varie, e abbiamo giocato un poco con una rosa un poco più limitata, ma abbiamo fatto ugualmente una buona partita in cui ci sono stati ovviamente alti e bassi, e speriamo che al ritorno domenica riusciamo a rendere felice questo palazzetto. È stato un campionato di crescita in cui tutti abbiamo fatto un percorso che ci ha portato ad avere sia un miglioramento sia tecnico che per quanto riguarda invece il feeling che abbiamo di squadra. Una curiosità, quanti anni hai? 15. Altezza? 1,94. Volevo anzitutto ringraziarvi perché date la possibilità a questo gruppo di giovani di essere seguiti e di far capire che è anche importante la comunicazione. E volevo invitare tutti coloro che amano lo sport, soprattutto la pallavolo, domenica prossima alle 17:30, perché abbiamo una partita contro il Pedara, una partita molto, molto importante per noi, perché vincere significa raggiungere anche la quintultima della classifica, sarebbe un gran risultato per i ragazzi e credo che sarà una bella partita, quindi spero di poter vedere tante persone qui al palazzetto di Altavilla. E sono convinto che questi ragazzi nel tempo possano dare grandi soddisfazioni. Stiamo lavorando per un progetto futuro sulla zona, lavoreremo su Bagheria e vorremmo riportare la pallavolo che conta nella nostra zona con decisione e con determinazione. Quindi vi aspettiamo domenica prossima alle 17:30 qui al palazzetto. Siamo qualificati con entrambi i gruppi Under 16 quest'anno in collaborazione con l'Atletica Termini, di cui saluto uno degli allenatori principali, che è Emanuele Iacona, che ha conquistato l'altro giorno la promozione in Serie C con il suo gruppo. Siamo qualificati con entrambi i gruppi, uno molto più giovane, composto tutto da ragazzi sotto età, e l'altro un gruppo molto competitivo con cui speriamo di poterci qualificare alle fasi regionali e alle fasi finali appunto della fase provinciale. Quindi ora aspettiamo questi turni conclusivi della fase provinciale, speriamo di ottenere i risultati tanto desiderati. È stato un anno anche con le giovanili molto produttivo. L'Under 16 ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati inizio anno, speriamo di poter concludere in bellezza ovviamente. Per quanto riguarda la programmazione invece non ci fermiamo ovviamente, il campionato sta per concludersi, ma noi programmiamo già per il futuro e speriamo di poter creare un bel movimento anche qui ad Altavilla, sfruttando questo meraviglioso palazzetto che è qui alle mie spalle, e poter coinvolgere tutta la cittadinanza di Altavilla, ma anche delle città e dei paesi limitrofi. Ed è tutto anche per questo appuntamento con Futura Sport. Noi vi ricordiamo che è possibile seguire tutti gli aggiornamenti non solo sullo sport ma anche su cronaca e attualità al sito www.futurachannel.it. Futura Sport torna come sempre venerdì prossimo. Arrivederci.